qualche secondo. Ecco, allora siamo di nuovo in trasmissione perché siamo riusciti a parlare con Amilcare, che ringraziamo tanto, anche perché è riuscito a capirci qualche cosa di questa vicenda di cronaca qui in pochissimi minuti. Cioè, in pochi minuti è stato possibile un po' risalire, ricostruire e stabilire che si tratta di un accordo locale, cioè riferito al Piemonte. Abbiamo in linea Amilcare, che salutiamo. Buongiorno Amilcare. Ciao Fabio, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Come vedi, per chi non va in ferie, il carico di lavoro si raddoppia. Beh, certo, è certo, è certo. D'altronde è così. Allora, che cosa è successo con questa cronaca qui? No, tra l'altro io ho letto la lettera inviata agli associati del Piemonte, quindi questo va specificato, che parlava di un abbonamento online. Quindi, se non ho capito male, l'edicolante vende un abbonamento online. A te che cosa risulta? Sì, in pratica è più o meno così. Allora, partiamo con ordine magari. Allora, Cronaca qui ha lanciato questa iniziativa della vendita degli abbonamenti online e c'è tutta una serie di opzioni, addirittura una sola copia, 5 copie, 6 mesi, 1 anno, roba del genere. Stiamo su quello della circolare, dei 5, l'abbonamento e i 5 numeri. Quindi Cronaca qui di suo ha fatto questa iniziativa, quindi è un'iniziativa di abbonamento online, quindi in formato PDF che chi si abbona se lo scarica e se lo legge. E quindi è un passaggio che, come è evidente a tutti, scavalca l'edicola. Okay? Con questo, diciamo così, chiamiamolo accordo, sperimentale, che cosa succede? Succede che l'edicolante può fare questo abbonamento lui e dà il codice al cliente. Questo abbonamento che fa il giornalaio gli viene riconosciuto il 25% defiscalizzato, eccetera, eccetera, sulle copie che vengono poi scaricate dal cliente in sostanza. Quindi il giornalaio, facciamo il conto di una copia, se vende a quel cliente una copia di Cronaca qui, la paga 0,40. Invece con questa opzione, a 2,30 e così via, la singola copia la paga 0,34. Quindi avendo 6,06 centesimi in più rispetto a, stiamo parlando proprio Di poco. di poca roba, eccoci. Comunque sono, diciamo così, un importo che il giornalaio comunque non avrebbe incassato se non avesse fatto l'abbonamento. E invece in questa maniera partecipa alla suddivisione degli utili nella vendita degli abbonamenti online. È un po' complicato, non so se sono stato chiaro No, no, dall'esposizione. sei stato chiarissimo, cioè. Il fatto è decidere, lasciamo che l'online vada per i fatti suoi e ci scavalchi, punto, oppure cerchiamo di inserirci anche noi nella vendita di questi abbonamenti che poi il lettore se li prende online, prendendoci anche pochissimo, anche perché parliamo di una testata che non è un cut price, è una testata che è da sempre in vendita a 50 centesimi, quindi possiamo dire che è il suo prezzo di vendita, non è un prezzo di lancio, di abbonamento, di cut price, certo è un prezzo che non sta in piedi dal punto di vista anche commerciale, vorrei dire, no? Però chissà quali altre questioni ci sono sotto. Detto Certo. questo, è il grande dibattito, la grande sfida, ragionamenti sui quali va impostata la discussione è di questa natura, cioè d'altronde il mondo va avanti e o lo combattiamo, e secondo me è difficile vincere, oppure cerchiamo di trovare strumenti per
cercare di partecipare a questa nuova modalità di vendita e queste nuove situazioni. Quindi tu sostanzialmente, se posso riassumere per chi si è messo in collegamento adesso, che ha ricevuto appunto la segnalazione che siamo di nuovo in onda, se posso riassumere, comunque Cronaca Qui avrebbe deciso di andare online, quindi praticamente di chiudere... Anche online. Però e questo abbonamento lo fa solo online, solo per l'edizione in PDF. Ecco, quindi da questo punto di vista c'è una decisione aziendale autonoma di percorrere quella strada. Questo chiaramente che tipo di scenario propone? Propone uno scenario in cui chi già frequenta l'online potrebbe fare l'abbonamento online. Chi invece non frequenta l'online continua a comprare il cartaceo in edicola. Esattamente. A questo punto arriva, diciamo così, questa novità, e cioè in edicola si può anche prendere un codice, acquistare un codice con il quale leggere il giornale online. Esatto. Quindi questo corrisponderà a meno copie di cartaceo in edicola, però non senza nessun risentimento, anzi con un piccolissimo vantaggio economico in più della vendita codice rispetto alla copia cartacea. Perfetto. Quindi questo appunto Giancarlo obietta, ma in questo modo si spingono pubblicazioni con prezzi da fame. Non capisco l'obiezione, nel senso che parliamo di online, continuiamo a parlare di online, quindi le pubblicazioni con prezzi da fame non riesco a capire dove si collocano. Probabilmente lui dice, vabbè, questa operazione la fa una testata che ha quel prezzo di vendita normale da fame da 0,50 centesimi e così via. E quindi noi stiamo sostenendo editori che fanno questo tipo di operazioni commerciali, eccoci. Non lo so dire se ha ragione o no, mi verrebbe da dire nel caso specifico no, perché comunque, cioè voglio dire, allora la guida TV che l'abbiamo venduta per 40 anni, io me la ricordo ancora che la vendevo a 500 lire, no, cavolo, era 200 lire, 300 lire, una roba del genere, c'è sempre stata in edicola quella pubblicazione. Poi è chiaro, c'è stato lo sviluppo di tante, era una e ne vendevi anche a pacchi, e quindi vabbè, andava bene anche questa. Qui adesso con questa mania del 0,50, del Cairo a un euro, insomma, chiaramente la cosa è preoccupante, e d'altronde noi prevediamo nella nostra piattaforma come dire, un prezzo minimo sul quale calcolare l'aggio, e l'abbiamo calcolato su quello che è il prezzo minimo del quotidiano, che allora era 1,20 euro quando abbiamo messo licenziato la piattaforma, no? Quindi noi diciamo, tutto quello che è sotto l'1,20 euro mi dà il compenso per come se fosse 1,20 euro. Sì. Questa è nella nostra piattaforma, quindi non è una cosa sulla quale ci svegliamo oggi e diciamo non va bene. Mo sono 3 anni che c'è quella piattaforma. È chiaro che finché la legge non viene fatta, finché non si va a incontrare gli editori, rimane ancora nella lista dei desiderata, eccoci, diciamola così. Dunque, però questa è tutta un'altra operazione, è un'operazione verso il futuro, e dobbiamo capire come comportarci e come gestire il futuro. Una piccola osservazione: di fronte a una decisione autonoma dell'azienda, cioè di battere altre strade dell'editoria, in questo caso proprio della proposizione dei contenuti, a me sembra che un piccolo piede
dell'edicolante viene messo anche in questo caso, cioè si tiene esatto. conto dell'edicola nel flusso di un tipo di informazione, quella online, che tradizionalmente invece la teneva fuori. Certo, 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 esatto. Proprio questo è la lettura di, diciamo così, di questa sperimentazione, io la chiamo così perché, ripeto, è una questione a livello locale, e a livello locale ha il valore a livello locale, è chiaro, non ha il placet di una cosa che poi può essere ripetuta a livello nazionale. Sicuramente si apre le porte, e quindi diciamo che così con settembre, su tutti questi accordi che vengono fatti localmente, occorre avere anche una visione nazionale e capire che cosa, cioè, questo tipo di operazioni dovrebbero essere fatte in concorrenza con la struttura nazionale. Bene, allora sarà un tema che approfondiremo naturalmente. Questa coda estiva ci arricchisce invece di spegnersi, ci arricchisce di spunti. Io già ho detto, già ho dichiarato che venerdì sarà l'ultima puntata, poi ci risentiremo il 5 settembre. È chiaro che se ci sono novità metteremo comunque dei podcast e terremo informati gli edicolanti, però insomma vedo che la carne al fuoco non manca. Grazie ancora a Amilcare di essere intervenuto, e quindi grazie a presto. Grazie a te Fabio, spero di avere portato un po' di chiarezza. Benissimo. Ciao, grazie. So we cry 'cause we're made of water, and its salt is our debt to the sweat of our fathers. And our mothers bled us into this light screaming, where blood tastes of metal and tears make us rust. How could you love me? I ain't done nothing. My wounds are my prayers. I'm suckling fear. Oh, woman, what can I do? Your heart has gone dry, and I can't get through. This world that I owe you all. You're a feather on the breath of your fear. You want trust, but you'll settle for safety. I just want you near. Let it fly from the pride of secrets into the light of startled dove. Let it rain on the desert of all your fevers and grieving. My love, how could you love me? I ain't done nothing. My wounds and my prayers, I'm suckling fear. An hour.